Come si sviluppa il rapporto maestro-allievo? E del rispetto maestro-allievo, del rapporto maestro-allievo è fondamentale, perché l'allievo deve avere assoluta fiducia in quello che sono gli insegnamenti del maestro, e ovviamente il maestro deve avere l'assoluto rispetto dell'allievo che si approccia a un'arte per la prima volta. Ora, il concetto fondamentale è comunque fiducia reciproca. Io mi approccio come allievo con molta fiducia nei confronti del mio maestro, dal quale spero di trarre tutta una serie di insegnamenti, e io maestro mi approccio all'allievo non con la caratteristica del maestro, cioè come un qualcuno che deve insegnare qualcosa a qualcun altro. No, come far riscoprire all'interno dell'allievo quelle che sono le sue caratteristiche specifiche, perché il maestro deve seguire l'allievo in base a quelle che sono le sue caratteristiche, non quello di forzarlo. Cioè, l'insegnamento non deve essere una coercizione, ma piuttosto un accompagnamento. Quindi l'allievo si sente accompagnato, l'allievo si sente capito, si sente guidato, e quindi nel momento in cui ci sono tutti questi aspetti, allora ha un modo di approcciarsi all'insegnamento dell'allievo e del maestro in maniera positiva. Una cosa importante è che il maestro non dovrebbe fare il maestro come lo intendiamo noi, cioè come un qualcuno che in base alla sua autorità e alla sua coercizione impone tutta una serie di attività. Non è così. Il maestro deve cercare di far nascere e di far sviluppare all'interno dell'allievo quelle che sono le sue caratteristiche, perché poi l'allievo possa agire nella società in base a quelle che sono le caratteristiche sue, che ovviamente nel momento in cui studia Aikido sono caratteristiche di rispetto, di unione, di non violenza nei confronti delle persone con cui noi abbiamo dei rapporti, che siano rapporti di vicinanza o di lontananza, non ha importanza. Una cosa importante è che una volta che il maestro capisce che l'allievo è sulla buona strada e ha raggiunto un livello, direi, ottimale, deve lasciarlo andare, cioè lo deve lasciare libero, non deve stare come il contadino che mette i buoi, no, sotto il carico, o il cavaliere che ha il cavallo che lo tiene al morso. L'allievo deve essere lasciato libero, e deve essere lasciato libero di crescere e di fare le sue esperienze. Maestro Braghin, visto che tu hai praticato altre discipline marziali, che differenza c'è tra l'Aikido e le altre discipline? Allora, sostanzialmente non parlerei di differenze, ma forse di obiettivi. Diciamo che la maggior parte delle arti marziali giapponesi sono, non dico rovinate, ma trasformate dall'agonismo. Il karate non è più il karate di una volta, il judo non è più il judo che faceva Jigoro Kano, ma ormai sono altre tecniche portate alla vittoria, perché essendo entrati in un comitato olimpico bisogna far vincere gli atleti. L'Aikido è rimasto, pur evolvendosi in 3000 forme, in stili o altre cose, è rimasto comunque fedele a un budo, a un principio, a quello di
di cercare una vittoria su se stessi, più che altro. E penso che un Budo, un'arte marziale, debba servirci a formare il nostro carattere, il nostro corpo, ma non a fare del male comunque a qualcun altro, questo non deve esistere. E purtroppo ormai il mondo delle arti marziali sta diventando sempre più portato all'agonismo, alle cose violente, basta vedere l'MMA, gli incontri nelle gabbie, ormai purtroppo c'è il dio denaro di mezzo, ahimè, e questo non giova al mondo delle arti marziali, tradizionali chiaramente. Poi io sono un ex praticante di arti marziali agonistiche, ed è bello, non sono contro l'agonismo, assolutamente, anzi, serve a formare il carattere di una persona, però diciamo che va un po' a modificare quello che realmente poi diventa lo spirito vero di un'arte marziale, di un Budo. Grazie molto. Ora a questo punto applico la leva di sangue. Questo è un movimento molto difficile, ma lo spiego subito. Forte, non è veritiero, se vuoi si dica, però c'è una collaborazione, devi provare a cercare di dare tempo, la spinta, per tenere fuori questa situazione. Sono anche due pini da tempo, sotto, una mano, così è. Speriamo di avere l'idea. Grazie a tutti. L'Aikido è una disciplina adatta ai bambini? Buongiorno, io parlo di quello che è la mia esperienza per quanto riguarda l'insegnamento dell'Aikido ai bambini. I genitori vengono da noi con bambini spesso che sono irruenti, sono magari anche problematici e hanno problemi anche proprio di rispetto di quelle che sono le regole. L'Aikido in modo dolce insegna a rispettare le regole, insegna il valore della lealtà, che per noi è molto importante, e aiuta i bambini pian piano a entrare in un mondo che non conoscono per niente, dove non prevale la forza, prevale il fatto di aiutare l'avversario, e aiutando la persona con cui si pratica uno aiuta se stesso. E questo è quasi un valore di tipo cristiano, quello che può esserci, sembrerebbe tale. Io personalmente, quando faccio lezioni ai bambini, oltre a divertirmi e far divertire loro, spero, ne ricevo moltissimo. Per me è un arricchimento, non è una fatica. Mentre un corso per adulti, al termine di quello, sento una certa fatica, nel caso di un corso per bambini sono rigenerato. Loro mi danno energia, io spero di darla a loro, ma ne ricevo molto di più di quella che mi danno. E l'Aikido si presta molto bene per i bambini, perché ha una varietà di tecniche, sia in piedi, a terra, con cadute, con tecniche, anche con armi, col pugnale, che dà anche quel tocco così di marzialità e di possibilità di esprimere la propria aggressività in modo molto controllato e avendo cura di quello che si fa, e avendo cura principalmente della persona con cui si pratica. Nell'Aikido non c'è un avversario. L'avversario è una persona che mi permette di fare Aikido. Se non ci fosse l'Aikido non esisterebbe, e quindi è un mio alter ego. Devo avere la massima cura di lui, anche aiutandolo mentre cade. Non devo sopraffarlo, non devo vincere l'avversario. Qui devo vincere qualcosa di più, devo vincere su me stesso. L'Aikido arricchisce me stesso, deve farmi crescere, e quindi io non cresco perché vado a sopraffare una persona, ma cresco perché mi miglioro sempre di più, e cresco perché gli altri attorno a me crescono. E questo, secondo me, è un messaggio che fondatore dell'Aikido, Morihei Ueshiba, ha lasciato molto chiaro: una persona piccola, debole, che è riuscita a creare una disciplina che permette alle persone di vivere in sintonia. Ai vuol dire armonia, e quindi in sintonia con se stessi e con gli altri. E nel caso dei corsi per bambini, che vedono una maggiore crescita del numero di praticanti. Nella mia palestra sono più i praticanti bambini degli adulti, che hanno modo poi di continuare il loro percorso, diventare poi degli ottimi adulti come praticanti, ma più che altro degli ottimi adulti come esseri umani.
perché rispettano i criteri della lealtà, dell'onestà, della correttezza e del reciproco aiuto. Che cos'è l'Aikido e su quali principi si basa? Cos'è l'Aikido? L'Aikido è una pratica ovviamente si lavora con il corpo e attraverso il lavoro con il corpo si riesce poi a lavorare anche a livelli più alti arrivando a lavorare con la mente. Quindi sì, è un'arte marziale, è un'arte d'impatto, ma attraverso questo tipo di lavoro che ci mette in relazione anche col nostro compagno, perché l'Aikido è relazione ed esiste soltanto se ho un compagno che ha voglia di lavorare con me, attraverso questo tipo di relazione noi riusciamo a lavorare sulla coordinazione del nostro corpo e con la coordinazione mente e corpo. Quindi l'Aikido sì, è un'arte di difesa anche, non solo, ma non subito. Quindi è un percorso, si inizia, ognuno inizia con un proprio motivo. Il percorso lo si fa insieme ad altri compagni, grazie agli altri compagni, che diventano poi in realtà una famiglia a tutti gli effetti. Riesce attraverso le tecniche a controllare, abbiamo detto come prima, il corpo nella coordinazione, ma anche a controllare la mente e quindi a non essere per esempio subito reattivi, ma a prendersi il tempo per reagire. Quindi tutto questo poi lo si porta anche fuori dalla pratica dell'Aikido, che si chiama dojo, ma lo si porta fuori nella vita di tutti i giorni. Leggermente le gambe, che ci lo portiamo dietro dalla posizione sui badaci, e piano piano avvicinarci al tatami estendendo l'ultimo ginocchio. Quindi anche qui non è troppo traumatico, mi metto in posizione, faccio il fisco del mio corpo, vado avanti, ma in più. Come poter diffondere l'Aikido? Maestro Cemarone. Grazie. Sì, è molto importante riuscire a far conoscere l'Aikido alle persone. Oggi in questa occasione particolare, nel raduno per la formazione istruttori e maestri ECS, può essere un bellissimo inizio per uscire coesi da questa situazione e riuscire a far conoscere con la coesione, con l'unità, l'Aikido al grande pubblico. L'ICS indubbiamente ci sta aiutando in questo, ma anche noi insegnanti dei vari dojo, delle varie associazioni, legandoci riusciremo a portare e a mostrare, ognuno nella propria realtà, ognuno con la propria pratica, con le proprie differenze, l'Aikido al grande pubblico. L'Aikido non è solo una disciplina marziale per gli adulti, ma è anche per i bambini, è un educativo, è formativo per i bambini. Il reshiki marziale, che sarebbe l'etichetta, le regole del dojo, le regole del tatami, che è il luogo in cui noi mettiamo i piedi, sono quelle materassine che sovente si vedono con un color verde, è parte fondamentale della nostra pratica, benessere del corpo, benessere del fisico, benessere della mente, e questo lo si deve attuare in tutte le età, bambini, giovani, ragazzi e adulti. Io insieme al maestro Silvia De Vita abbiamo la nostra scuola, che parte dai bambini di 3 anni fino agli adulti, divisa per fasce di età, perché vi è una pedagogia adeguata a ogni età, ad ogni bambino e qualsiasi persona, qualsiasi bimbo, senza genere, senza differenze religiose, senza differenze politiche, può calcare la materassina insieme agli altri e vivere in serenità la sua pratica. Quest'arte marziale è solo tecnica oppure serve a sviluppare l'autocontrollo? Allora,
In questa giornata di allenamento che l'ICS ha gestito con grande intraprendenza, cercando di immagazzinare le forze migliori a disposizione in questo momento, abbiamo avuto l'opportunità di vedere varie sfaccettature della nostra disciplina. Uno degli argomenti che mi premeva di portare in rilievo era che l'Aikido non è solamente una fase tecnica, ma è assolutamente un metodo estremamente importante per ottenere una certa forma di autocontrollo nelle nostre reazioni di tutti i giorni. È una questione estremamente importante, è una questione educativa e formativa che l'ICS si propone di improntare con i propri insegnanti e con i propri praticanti per poterla divulgare al massimo, soprattutto tra i più giovani che in questo momento sembrano avere dei tentennamenti e dei disequilibri particolari. La nostra è una disciplina che trae profonde origini dalle discipline marziali giapponesi. Lì il concetto del rispetto dell'altro è molto radicato. Naturalmente le discipline di combattimento hanno preso una strada completamente differente, mentre questa che è l'Aikido, è l'arte di armonizzare con gli altri, si propone un metodo di riuscire a difendersi da attacchi sempre più forti e con maggiore tecnica, ma tiene in grande considerazione il rispetto dell'anatomia del mio avversario. So che è una contraddizione in termini difesa e ovviamente non offesa. È una contraddizione che però nella parte pratica viene adattata dall'Aikido ed è per questo che ne fa una disciplina estremamente particolare e quindi molto funzionale a educare le persone al massimo rispetto degli altri. Arigato gozaimasu.